Ciao a tutti. Ecco, come vedete le due squadre si stanno scambiando le mani, il che significa che entro breve, dopo gli ultimi consigli tecnici da parte degli allenatori delle due squadre, finalmente potremo vedere l'incontro fra Italia e Svizzera. Ricordiamo, semifinale valida per questo campionato del mondo. Ecco, vedete anche la selezione svizzera che sta stringendo le mani agli arbitri, mentre gli italiani vanno a sentire gli ultimi consigli tecnici di Gico. Ciao a tutti, qui si preannuncia veramente una gran gara. Ultime indicazioni tecniche degli allenatori e poi si parte. Qui non si scherza, siamo in semifinale. Già, qua ci si gioca proprio il tutto per tutto. E le Svizzere sono state molto brave a sconfiggere Singapore e riuscire così a guadagnare una semifinale più fattibile rispetto ad una con Taiwan, mentre le italiane comunque sono riuscite a guadagnare il secondo posto battendo di un solo punto proprio all'ultimo la selezione di Hong Kong. Quindi anche le italiane, che sia pure con una certa fatica, sono riuscite a guadagnare la possibilità di entrare in finale. E adesso si gioca il tutto per tutto con la Svizzera. E quindi forza azzurre, vediamo se sanno darci anche oggi delle grandi emozioni. Sicuramente sarà una gran partita. No, lo sarà senza dubbio. La finale di Hereford di un anno fa è stata una partita bellissima, forse una delle migliori di tutto l'europeo. Tendiamo quindi il fischio arbitrale per la convocazione delle due rose in campo. Ultimi aggiustamenti tecnici anche da parte della terna arbitrale. Sì, che notiamo sono tutti e tre arbitri asiatici, il che potrebbe influenzare forse la partita, perché come sappiamo gli arbitri di provenienza asiatica solitamente sono un po' più stretti per quanto riguarda i landing. Il che significa che bisogna stare molto attenti a questo tipo di fallo con questi tipi di arbitri. Beh, sicuramente Teo, sono comunque segnalazioni tecniche che andranno comunque a influenzare magari l'esito della gara, e quindi bisogna stare assolutamente attenti al tempo di elevazione, allo stacco e soprattutto all'esecuzione del tiro. Ecco, la palla, come abbiamo visto, è in mano alla Svizzera. Inizia la Svizzera, palla alla Wagner. Poi sbaglia il passaggio e l'Italia guadagna il possesso palla. E quindi riparte tutto da calcaterra sullo 0-0 a pochi secondi dall'inizio del fischio iniziale. Dalla destra quindi per Merlone, che gioca su Negrisolo. Scambio al volo per Castelli, va a conclusione ed è quindi ancora l'ending. Cioè, ancora, come avevo detto, come dire, la fiscalità arbitrale riguardo a questo tipo di fallo potrebbe influenzare la partita, vedremo in quale maniera. E intanto Samato Urbina mette giù la prima marcatura della partita. L'Italia riparte dalla destra con Fergnani, ribaltamento a centrale Merlone per Castelli, di nuovo la conclusione e qui c'è un po' la vendetta. Sì, diciamo che ha fatto un ottimo spin, la Samato Urbina non era pronta e si è costretta a subire il punto. Intanto vediamo la Wagner, che scambia subito rapidamente, fermata da calcaterra, poi Fergnani, Ravani, ultimo saggio ancora per Castelli, che commette passi e quindi palla alla Svizzera. Quindi segnalazione di passi, riparte la Svizzera al limite dell'area per il centrale, ribalta sullo stesso pannello, ancora Urbina per la compagna di squadra, prova il tiro ma è un cattivo rimbalzo. Sì, diciamo che è stato un inizio di partita un po' falloso, devo dire, perché dopo un minuto e mezzo sono stati fatti solo due punti da parte delle due squadre. Intanto vediamo Castelli, 45 alto, fermato da Aguilera, poi palla a Camille, passaggio e cattivo rimbalzo da parte della giocatrice svizzera. Vediamo. Sì, sì. Calcaterra. E quindi poi Ravani, finta sullo stesso pannello per Fergnani. Basilico, conclusione, difesa da Wagner, si gioca dall'altra parte dove può provare ancora di nuovo Wagner, cattivo rimbalzo, l'ennesimo. Ancora Italia con Negrisolo per Castelli, non ha nessuno, deve concludere l'azione
ennesimo fallo, davvero una partita frammentata. Intanto riparte la Svizzera di nuovo fuori dal campo. Sì, ecco, diciamo che è stato molto divertente vedere due giocatrici a cui è stato segnalato lo stesso fallo nella stessa posizione nel giro di 5 secondi. Una cosa assurda. Intanto dopo 2 minuti e mezzo inizio della partita siamo ancora sull'1-1. Incredibile questo punteggio, veramente. E quindi Polmeri che gira dalla sinistra del campo, Urbina riceve un passaggio non proprio adeguato. Intanto Merlone dice che c'è stato un contatto, quindi un passaggio. Di nuovo dalla destra Fergnani, l'ultimo passaggio, la prova alla conclusione. Facile per Polmeri sul 45. La Svizzera riparte quindi ancora dalla sinistra con Urbina, scambio alla compagna di pannello, tiro in seconda, ma calcaterra c'è, Negrisolo il tiro, Urbina ancora fuori ruolo e quindi si fa concitata la partita con Wagner, possesso palla, parte il tiro, c'è 2-1, incredibile punteggio dopo un paio di minuti. Ecco, diciamo che in questa partita, oltre a essere, come hai detto prima, parecchio frammentata, le difese delle due squadre sembrano prevalere sugli attacchi, perché come potete vedere tutti voi in campo, per ogni punto che viene fatto ci sono state almeno 2 o 3 difese. Qui disattenzione della seconda, Castelli e Merlone speravano in una presenza in seconda linea, ma Davani non c'era, e anche brava Urbina qui a centrare proprio il buco. Quindi riparte Italia, ancora possesso Ravani per Basilico, lo scambio con Negrisolo, con Fergnani, scusate, conclusione difesa. Purtroppo penso che Fergnani debba cambiare tiro, un 45 su Evelyn è molto molto difficile da riuscire a realizzare. E intanto qua un regalato su il quale non sono molto convinto, la palla mi sembrava nettamente fuori. Sì, anch'io ho visto il pallone fuori, però l'arbitro non la pensa come noi. E quindi ancora dal frangente sinistro del campo, Negrisolo, che numero! Ottimo punto, ha fintato un 90, Aguilera si è spostata sulla destra per coprire e lei ha sfruttato il buco e l'ha messa giù. Ora siamo sul risultato di 4-2 per la squadra elvetica. E quindi Wagner, altro punto più 3 per le svizzere che stanno tirando un po' di più la corda. Vediamo come reagiranno le nostre azzurre. Intanto Negrisolo, ancora lei qui, non ottima la conclusione, difesa facilmente dalla Svizzera. E quindi Wagner per la compagna di squadra, calcaterra c'è con tutta la calma del mondo. Ancora Fergnani per Basilico, landing di Basilico. Sono dell'idea che le due squadre stiano facendo girare molto il pallone, stanno cercando di stancare parecchio le avversarie, però così facendo stanno, come dire, sfruttando poco i contrattacchi, che sono forse i momenti in cui la difesa, essendo più aperta, è più facile fare punto. E riparte quindi la Svizzera dopo un po' un pasticcio in difesa, ma no, calcaterra qui è immessa in difesa. Quindi Berlone per Negrisolo, il tiro, ma Urbina capisce tutto, si sposta dalla parte giusta e la prende. Svizzera ancora, Negrisolo fuori posizione, la difende, Ravani prova l'inserimento, commette infrazione di passi. Tanto riparte subito veloce la Svizzera con Urbina bloccata da Castelli, che decide di fare il pannello di gioco. E quindi Basilico, tiro seconda, ma il numero 2 della Svizzera era ben posizionato. Di nuovo ancora per Urbina, va la conclusione, deviata. Deviata, qui Castelli probabilmente ci ha messo le mani dove non doveva. Sì, diciamo che il pallone è caduto in un angolo morto del campo dove era molto difficile che la seconda fosse schierata, per cui era un punto praticamente sicuro. Riparte quindi con un cambio pannelli delle ali destre, quindi Negrisolo in questione, conclusione difesa da Polmeri, ancora Urbina, lo scambio al volo con Matari e quindi di nuovo Merlone per calcaterra che per l'ennesima volta non trova nessuno a cui servire il pallone, quindi Castelli va alla conclusione, cattivo rimbalzo, evidentissimo. Diciamo, come potete vedere, le italiane hanno qualche problema a concretizzare, soprattutto perché non tirano molto nei buchi. Ecco, diciamo che questo è un po' il difetto delle nostre ragazze. La ragazza svizzera riesce sempre a avere il pallone a portata di mano. E intanto vediamo calcaterra che fa un'altra bellissima difesa.
Grandissima la prestazione sinora del centro d'attacco del frangente destro del campo. Azioni veramente concitatissime, tiro difesa subito. Bellissima sta partita, qui se ne approfitta intanto con un buon gesto tecnico, un tiro praticamente in terza linea, non c'era nessuno, gran punto. Ecco, intanto vorrei ricordare che il risultato è di 7-2 alla metà del primo periodo di gioco, il che significa che il punteggio soprattutto da parte degli italiani è veramente bassissimo in questo incontro, e sì, soprattutto a causa delle difese. Devono trovare un po', secondo me, la convinzione in campo. Ah, qui perde la maglia del pallone Urbina. Chiaramente un'infrazione ed è quindi landing. Possesso quindi Italia, che deve metterci un po' più del suo, tirare a casa qualche punto in più. Finta la compagna Merlone per Ravani, che si gira bene a Fergnani, poi Castelli, il 90, buonissimo punto. Ecco, e come vedete lo scambio funziona molto meglio di un tiro diretto sulla difesa, perché la difesa si apre, si crea il buco e a questo punto il tiro forte e basso funziona perfettamente, invece sulla difesa schierata non si riesce praticamente mai a concretizzare. Che punto della Matarì, grande elevazione, c'entra pienamente il buco, tiro in seconda linea, niente da fare qui. Intanto riparte Fergnani dal fondo del campo per Calcaterra, che ribalta su Merlone, finta per Fergnani, di nuovo indietro Calcaterra, deve concludere l'Italia, finito i passaggi, Negrisolo, gran punto. Ottimo punto di Negrisolo, riuscito a trovare il buco nella prima linea, la seconda svizzera non era perfettamente schierata e il pallone è caduto giù. Quindi siamo più 4 svizzera, Wagner per una grande spin da parte di Soterin, che ha ingannato benissimo la difesa, Calcaterra è andata dall'altra parte, quindi niente da fare, un'altra marcatura per la Svizzera che sta sul più 5. Qui sbaglia il passaggio Ravani e poi subito errore delle svizzere, l'Italia ha riconquistato il pallone quasi immediatamente e cambia pannello di gioco. E quindi Merlone per Calcaterra, indietro ancora a Merlone, Fergnani, 45, facile, in più tempi. Vediamo la conclusione intanto della Svizzera, interrotta da un fischio dell'arbitro con segnalazione di landing. Sì, bisogna dire che in questo caso il landing era netto, nettissimo, visto che la ragazza è partita da ferma e ha cercato un 45. Intanto ottimo 90 da parte di Negrisolo e l'Italia si porta sul meno 4, 9-5. E qui c'è bisogno di spingere, c'è bisogno di puntare più su questo tipo di conclusioni, cercare le fessure tra le difensori, tra la difesa, scusate. Qui la palla cade in mezzo alle gambe di Castelli, poco da fare, punto, più 5. Vantaggio abbastanza costante in questa frazione di gara, quando manca poco meno di 4 minuti e mezzo al termine del primo terzo. Altra intanto marcatura per l'Italia, quindi riparte Svizzera dalla parte sinistra del campo e intanto è entrata a Gutnacht. E intanto possiamo vedere che il risultato si è finalmente sbloccato, le tutte e due squadre hanno incominciato a macinare punti, probabilmente sono riusciti finalmente a trovare i punti deboli delle difese, soprattutto le italiane sono passati da 2 a 5 punti nel giro di 3 minuti e mancano 4 minuti alla fine del primo periodo di gioco. Sostituzione, come dicevo prima, dell'ala sinistra, volta sicuramente a mettere in difficoltà la difesa dell'Italia. E quindi Negrisolo dalla sinistra, scambio per Basilico, che gioca a destra, quindi anche qui inversione di tipo tattico per le azzurre. Riparte quindi la Svizzera con Gutnacht per Urbina. Oh, peccato! È riuscito a trovare il punto debole della difesa, l'intersezione tra Castelli e Merlone, e sta incominciando a sfruttarla pesantemente. E quindi si gioca con il passaggio per De Mezzo appena entrata, gran punto di De Mezzo, 45, raso area a qualche millimetro, prima marcatura per lei. È entrata e si è fatta subito vedere. Vediamo se anche lei farà la differenza in questo importante match. Intanto il punto di Wagner nel buco tra Calcaterra e Basilico,
Riparte quindi Negrisolo dalla destra per Merlone a De Mezzo. Lo scambio, peccato, brutto scambio per Castelli, che non poteva sicuramente raggiungere la traiettoria del pallone. E quindi possesso svizzera, era Soterin dalla sinistra per Urbina, lo scambio con Kutnecht, il tiro. E in questo caso Garance si salva con un piede fuori dal campo, per cui invece di un regalato è stato fischiato un semplice fallo. Quindi possesso l'Italia, che decide di cambiare pannello di gioco, anzi di nuovo da questa parte, e scambio finale con De Mezzo, 45, ottimo, è punto. No, sì, io ho visto benissimo, qua è regalato, caduta nei pressi di quella areata bianca, quindi sicuramente giusta la decisione arbitrale, che porta l'Italia a dover sicuramente reagire. Ah, qui lo fa un po' male Negrisolo. Quindi 13-8 a poco più di 1 minuto e 40 dal termine del primo terzo. E scusate, non ho più voce. Calcaterra c'è. Sì, Calcaterra probabilmente è stata la giocatrice migliore della nazionale fino a questo momento. Avrà deciso almeno 6 o 7 attacchi delle svizzere. E senza dubbio, se finora il gap fra le due squadre di solo 5 punti, lo dobbiamo anche a lei. Intanto Castelli dalla destra. Sicuramente cattivo rimbalzo anche qui, spostamento delle due ali. Riparte quindi la Svizzera con Wagner, era Sotemin, grande spin, anche se a mio avviso ci poteva stare il cattivo rimbalzo. Diciamo che è un po' dubbio in effetti come tiro. Amélie è senza dubbio molto brava a allargare il pallone. In questo caso forse è meglio se la difesa si allarghi un po' di più a sua volta per evitare di subire punto come adesso. E da una manciata di secondi è iniziato l'ultimo giro d'orologio. E qui l'Italia si deve prendere il suo tempo. Ha bisogno di calmare un po' le acque, perché l'ultimo francese di gara sta veramente buttando via tante occasioni per recuperare. E qui un altro punto, 16-8, il vantaggio sta diventando sempre più evidente, sempre più marcato. Quindi Castelli per De Mezzo, manca poco, tiene seconda, ma Polmeri c'è di prepotenza. Sotebin per Urbina, per Gutnecht, deve tirare e lo fa bene. Lo fa bene, qui assoluto dominio svizzera, manca un secondo, è finito quindi in questo istante il primo terzo. Peccato, perché sinora è solo svizzera. Sì, purtroppo diciamo che soprattutto in fase di attacco le italiane sono andate piuttosto male, il risultato lo dimostra, 17-8. Durante l'inizio e la fine di questo primo periodo di gioco le svizzere sono state nettamente migliori delle italiane durante la fase offensiva, mentre nella fase centrale l'Italia è riuscita a reggere il gioco. Purtroppo, soprattutto nel finale, il cedimento da parte delle italiane ha portato a un distacco davvero notevole. Per essere il primo tempo siamo sotto di 9 punti e avremo bisogno di un secondo tempo davvero eccezionale per riuscire a portarci sopra la Svizzera. Sicuramente non è una partita facile, però qui le azzurre devono trovare la convinzione, la grinta, e devono assolutamente crederci, perché nell'ultimo frangente di gara, come dicevo prima, era solo Svizzera, è stata solo Svizzera. Non stanno giocando a mio avviso come dovrebbero, comunque come vorrebbero, come potrebbero fare. Quindi sicuramente ci si aspetta un po' un colpo d'orgoglio da parte delle azzurre. E soprattutto devono cercare di stare molto calme, perché adesso la situazione non è delle migliori. Sono sotto non di poco, e hanno di fronte una squadra che, oltre a essere, come avete visto, brava ed esperta, ha anche una freddezza mentale notevole. Difficilmente la Svizzera perderà la testa, molto difficilmente. Per cui adesso bisogna iniziare un secondo tempo molto molto veloce, molto rapido come gioco, e cercare di rosicchiargli punticino per punticino, pezzo di terreno per pezzo di terreno, fino a cercare di raggiungerle. Poi ci si potrà giocare la partita nel terzo tempo. Quindi aspettiamo qualche istante per riprendere il match con il tempo centrale dei tre. Indicazioni tecniche, le squadre sono riunite nei pressi della panchina.
E intanto è già passato metà dell'intervallo. Gico ha, come potete vedere, molte cose da dire alle italiane, mentre le svizzere sembrano sulla loro panchina un po' più calme, sentono di essere le favorite, sentono di avere la partita in mano, per cui per loro si tratta tanto di amministrare, di continuare come hanno fatto finora, e dovrebbero riuscire a portare il risultato a casa ed entrare in finale. Intanto approfittiamo dell'intervallo per ricordare gli sponsor di questo evento, che sono principalmente l'azienda di Wii Sport, che è un'azienda italiana che fornisce materiale sia per chi ha intenzione di praticare Chukball nelle scuole, ma anche chi ha intenzione di fondare qualche nuova società. Quindi si tratta sicuramente di prodotti di ogni tipo. Qui abbiamo infatti il nostro rappresentante dell'azienda. Dici magari due cose, Teo. Diciamo che la Wii Sport adesso ha messo sul mercato tre nuove fasce di palloni, un pallone economico con un costo di soli 18 euro, un pallone di fascia media d'allenamento che ha un costo di 24 euro e poi abbiamo il pallone del mondiale fabbricato dalla Mondo che potete trovare in occasione a soli 32 euro. E quindi se siete interessati fate un giro su info@wisport.eu. No, ma ricordiamo il sito, voglio dire www.wisport.eu, dove Wii si scrive W e sport ovviamente come sport. Bene, le due squadre incominciano a schierarsi in campo. La Svizzera non fa grosse modifiche nel proprio schieramento, come ho detto finora si sente padrone della partita, per cui non vede il motivo per cambiare la loro formazione. Deborah Rejean rimane fuori dal campo, e mentre le italiane modificano un po' la loro formazione, Basile cambia il pannello di gioco ed è entrata Irene Ferniani, e come centrale vediamo la Laura. E quindi la stessa Rebosio, possesso palla, che gioca sulla destra per la Ferniani. Negrisolo centra il buco, Polmeri non trattiene. Forza ragazzi, c'è bisogno di un colpo d'orgoglio. È questo quello che ho detto, bisogna giocare veloce, far aprire la difesa, disorganizzarla e approfittarne. Quindi riparte la Svizzera con Urbina, lo scambio con Gutnacht che rimane dentro anche in questo tempo e si va subito a sentire. Buon tiro, quindi recupera la marcatura appena guadagnata e quindi l'Italia riparte con Ferniani che fuori tempo massimo va a commettere un landing. E ora possesso di nuovo della Svizzera che cerca subito di far correre le italiane. E quindi connect per Urbina, 45 la seconda, pasticcia un po'. Sì, c'è stato un po' di confusione fra Laura e Ferniani e la palla purtroppo è caduta giù, ora siamo sul 19-9. Quindi Castelli per Rebosio, il pallone è ribaltato ancora per lo stesso numero 25 dell'Italia, Negrisolo che prova la conclusione da ferma. Non trova il pannello, la palla finisce lungamente di fuori del campo, quindi 20-9. Purtroppo non ci può permettere questo genere di errori con la Svizzera. E qui un po' un tiro al bersaglio di Basilico, che ovviamente non fa apposta a tirare sul volto di Gutnacht, che ovviamente non riesce a trattenere. Quindi 20-10. Polmeri intanto finta dalla destra per Gutnacht ancora, che esce fuori dal campo e l'Italia ha l'occasione di accorciare un po' le distanze. E quindi calcaterra dalla destra per Ferniani. Negrisolo non trattiene, è un po' sottotono a mio avviso il numero 19 delle azzurre in questo frangente di gara. Quindi di nuovo Svizzera con Wagner, il tiro di non mi ricordo il nome, scusate, Amelie dalla regia, che fa un altro buon punto per il più 11 svizzero. E come ho potuto vedere le due squadre stanno aumentando la velocità di gioco, le svizzere vogliono mettere in cassaforte il risultato, gli italiani devono recuperare invece lo svantaggio adesso o nel terzo tempo potrebbe essere troppo tardi. E quindi calcaterra con calma cercando di tranquillizzare un po' la situazione,
Mi avviso molto agitata per le italiane. Conclusione quindi di Negrisolo, tranquillamente difesa da Polmeri. Incredibile questa giocatrice, per doti tecniche sia offensive che difensive. Davvero tanti complimenti a lei. Tanto vediamo l'Italia che dopo aver recuperato il pallone rimette con una certa calma. Quindi scambio velocissimo che purtroppo non va giù. Ferniani, mi arriva un pallone basso, era già in principio di elevazione, sicuramente non avrebbe potuto fare nient'altro. Quindi Urbina per Kutnecht che va alla conclusione, scappa tutto questa difesa. Sicuramente psicologicamente non sarà facile, e non è facile, però bisogna crederci, bisogna reagire. Negrisolo ci prova, ma queste ragazze svizzere sono veramente delle ottime giocatrici, soprattutto dal punto di vista difensivo. Anche Calcaterra in questo momento fa una buona difesa, e quindi il gioco parte dalla sinistra per Basilico e il pallone colpisce il ginocchio di Aguilera e finisce dall'altra parte della postazione difensiva svizzera. Ecco, diciamo che possiamo, intanto vediamo che è entrata una delle migliori giocatrici svizzere, Norejan. Diciamo che finora i tiri che hanno funzionato di più, stranamente, non sono quelli bassi, sono quelli alti. Tutte e due le squadre hanno problemi a prendere i palloni a mezza altezza. E intanto è entrata Norjan, e qui sicuramente la situazione si fa peggiore, che questa giocatrice è molto forte in attacco. Intanto Ferniani per Castelli, c'è stato un cambio di pannelli per le nostre ali sinistre di nuovo, già effettuato in precedenza. Riparte Polmeri per Souterrain a Norjan, Gutnecht, tiro non ottimale, difeso con tutta la calma del mondo da Basilico. Intanto si gioca ancora sullo stesso pannello per Negrisolo, il tiro che finisce erroneamente in faccia ancora a Gutnecht, sembra un po' un bersaglio di tiro con l'arco. Le italiane cercano di modificare la loro formazione, cercano di cambiare un po' le attaccanti di difesa in difesa a metà del tempo, in modo da variare un po' i tiri, da non lasciarle abituare. Purtroppo, come abbiamo visto finora, le svizzere non si sono fatte sorprendere, e il risultato adesso è di 24-11 quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine del secondo periodo di gioco. E di nuovo l'andamento della partita è analogo alla fine del primo terzo. Intanto Merlone va al tiro, regala, peccato, e batte Negrisolo per Calcaterra. Ribaltamento su Merlone, finta, nuovo ribaltamento su Negrisolo, all'ultimo passaggio per Castelli, tiro 45, difeso da Evelyn. E quindi riparte ancora la Svizzera in possesso palla, Gutnecht per Norjan. Che giocatrice, che giocatrice, tira veramente forte questa ragazza, numero 13 della Svizzera alla sinistra. Riprende ancora il gioco per Castelli, quindi per Ferniani, che però non riesce a trattenere, non bellissimo lo scambio. Riparte ancora la Svizzera dallo stesso lato, la difesa è arrivata 6 mesi dopo. L'impressione è che la Svizzera stia cercando proprio di chiudere la partita qui, e il problema è che ci sta riuscendo. Oramai siamo su un risultato di 27-11, abbiamo uno svantaggio di 16 punti fra le due squadre. Intanto vediamo l'allenatore italiano Zinetti che discute con l'arbitro centrale, probabilmente a causa di un problema per i cambi. Sì, c'è stato un po' di dei cambi sbagliati, e poi vediamo discutere l'arbitro con alcune giocatrici svizzere riguardanti i cambi. Ecco, come stavo dicendo, la Svizzera vuole chiudere qui la partita, e finora diciamo che sta riuscendo nel suo intento meglio di quanto non lo stiamo facendo le italiane. Eh sì, qui la situazione sta andando un po' a peggiorarsi. Si attende tutto il trio arbitrale. Riparte il gioco, ancora Nojan con calma, ribaltamento a Polmeri per Urbina, che prende una buona ricorsa e mette giù il punto del 28-11 a 8 minuti e 20 in questo momento dal termine della seconda frazione di gara. E quindi la palla a Corbella, buono lo scambio per
Basilico, ma qui la difesa è veramente insormontabile, incredibile. Hanno una fase difensiva strabiliante. Anche qui, guarda, Corbella non è neanche andata in difesa. Forse non si aspettava neanche la conclusione in quella direzione di Norjan. E come nella prima parte del primo tempo, anche nel secondo le italiane hanno grossi problemi a concretizzare. Ormai è passato metà del periodo di gioco e mi sembra abbiano siano riusciti a fare soltanto 2 punti. La difesa svizzera sta funzionando alla perfezione e concede pochissimo alle italiane. Matteo, c'è da dire comunque che sicuramente questa squadra è veramente forte da tutti e due i punti di vista tecnici, come appunto l'offensivo e il difensivo, quindi è veramente molto dura riuscire a trovare qualche marcatura, figurarsi in questa situazione di dominio assoluto delle Svizzere. Un altro punto di Good Next. E purtroppo le Svizzere stanno anche facendo correre molto le italiane, per cui da una parte l'allenatore italiano si trova di fronte al dilemma di o far riposare alcune giocatrici oppure tenerle dentro e di conseguenza stancarle enormemente. Tanti e troppi sicuramente sono gli errori delle azzurre, e al contrario delle Svizzere che non concedono veramente niente in questo frangente di gara. Urbina intanto per la compagna di squadra Sotterin, ma l'azione viene interrotta dal fischio del main referee. Sì, abbiamo un cattivo rimbalzo. Intanto Rebosio per Corbella a Castelli. Che brutte conclusioni. Castelli probabilmente non ci crede più, però deve comunque andare avanti sino alla fine della gara. Rebosio prende l'autostrada per tornare in difesa, ma arriva tardi e non ha la possibilità di difendere in modo adeguato. Entra intanto De Mezzo per Castelli, forse è una scelta giusta, però siamo sul più 20. Veramente stanno prendendo di tutto queste donne svizzere. E quindi Calcaterra sullo stesso pannello per Ferniani a Basilico. Tiro, ma veramente incredibile. Hanno una tecnica difensiva a dir poco strabiliante. Qui cattivo rimbalzo intanto di Sotterin. Si può dire che le Svizzere si stanno avvantaggiando del fatto che le italiane non riescono a scambiare abbastanza velocemente e fanno tiri poco angolati, per cui a loro basta chiudere la difesa e non concedergli i buchi, e così riescono a prendere quasi tutti i palloni da parte dell'italiana. E qui Basilico prova un po' la giocata, ma non c'è una delle leve che davvero le consentono di arrivare ovunque. Urbina cerca una rincorsa alternativa e trova sulla sua traiettoria Corbella. Intanto Good Next ancora per Norjan. Passi di Norjan, forse l'Italia riuscirà in questa occasione a mettere giù un punto, che purtroppo dopo 10 minuti di gioco i punti marcati dalla nostra nazionale in questo secondo tempo sono soltanto 2. Quindi Rebosio per Ferniani, mamma mia Aguilera che difesa. Quindi ancora Norjan sullo stesso pannello, ribaltamento in diagonale per Urbina. Il tiro De Mezzo capisce tutto, non è neanche sceso in difesa, era un tiro in seconda linea, però sporcato da un cattivo rimbalzo. Intanto De Mezzo ancora si gira per Corbella. Era già sicuramente un fallo di cattivo rimbalzo. Intanto la Svizzera però riparte dalla sinistra con Norjan per Good Next, che intanto viene difeso da Basilico. Scambio tra le due, dai ruoli delle due ali. Basilico prova un po' di potenza e di prepotenza, ma non scende veramente niente, incredibile. Urbina, il tiro intanto di Sotterin, difeso da Calcaterra per Corbella. Indietro Alano, di nuovo su Corbella. Il tiro non trattiene Sotterin e dopo i secoli dei secoli arriva la marcatura, scusate, numero 12 dell'Italia. Veramente pochissimi punti per le azzurre. Sì, diciamo che abbiamo rotto il digiuno dopo un parziale di almeno 10 punti da parte della Svizzera, e adesso possiamo soltanto sperare che loro abbassino la guardia e noi riusciamo a mettere giù qualche punto in più del solito. C'è bisogno sicuramente di alzare un po' la testa,
Intanto qui la Svizzera riparte, mamma mia, se non ci fosse anche a terra qui sicuramente sarebbe un campo minato di mezzo. Troppi errori. Purtroppo il tiro è stato sporcato da un cattivo rimbalzo e la Svizzera riparte. Quindi connect per Nurjan. Mamma mia la difesa di Lano, buona. Ferniani prova il 90, ma Aguilera è sempre e ovunque presente, incredibile. E intanto Soterin per Urbina, il tiro. Oh, peccato, Calcaterra l'aveva spizzicata in un qualche modo, ma la stava anche girando in traiettoria verticale, ma di mezzo non trattiene. Intanto riparte ancora l'azione con Ferniani, che gioca dalla destra per Calcaterra, che smista per De Mezzo, parte il tiro e finalmente mette giù anche la nostra 23 nel buco tra Polmery e Soterin. Nurjan indietro a Urbina, che tiro regalato però. E l'Italia adesso sale a quota 14 contro il 32 delle Svizzere. Forse il cambio delle ali ha dato un pochino di ossigeno all'Italia, ma finora non è bastato per riuscire a rimontare l'enorme distacco con la Svizzera. C'è da dire che la nostra squadra è molto in palla. Sicuramente le Svizzere hanno effettuato delle decisioni, scusate ma veramente mi scappa la voce, delle decisioni tattiche, dicevo, molto molto efficaci. Intanto Urbina, non c'è nessuno dietro, che borda. Manca poco meno di un minuto e mezzo dalla fine del secondo tempo, le italiane sono sotto di 20 punti. Vediamo lo scambio Ferniani, Negrisolo e la palla va giù, la seconda non si era schierata, l'Italia va a quota 15. È 34 a 15, a un minuto dalla fine del secondo terzo, è durissima. Urbina intanto per Soterin, difesa in più tempi da Calcaterra, e il punto di Corbella, dai che ci vuole una reazione. Questo può essere un eventuale punto debole delle Svizzere, non sono velocissime a rischiarsi in difesa, forse potremmo avere qualche chance in più di fare il punto se sfruttassimo di più i contrattacchi. Quindi Nurjan, il 45, sembrava un po' sporcato da un cattivo rimbalzo, ma sicuramente l'arbitro ha visto meglio di me. No, temo che fosse punto. Quindi Rebosio per Corbella, lo scambio in volo è qui. Sì, qui secondo me è caduto da dentro. Quindi di nuovo Corbella per Lano a Ferniani. Infine Negrisolo trova il buco. Forza azzurri, dai. Ecco, Evelyn si sta stancando. Oramai la seconda linea svizzera ha soltanto una giocatrice. Forse alzare i tiri potrebbe risultare conveniente. Eh sì, comunque sicuramente la tattica dell'Italia era quella di far correre un po' queste ragazze, però si sono visti più tiri in prima che in seconda, e sicuramente in prima linea queste svizzere non vogliono concedere assolutamente niente. Infatti ricordiamo il risultato alla fine del secondo tempo, siamo sul 36 Svizzera, 17 Italia. Un divario davvero enorme che difficilmente potrà essere recuperato in soli 15 minuti del terzo tempo. È sempre un abisso, però non è mai detta l'ultima parola. Sicuramente le ragazze elvetiche non lasceranno più spazi di prima, quindi sarà veramente dura recuperare. Vedremo intanto indicazioni degli allenatori. Sì, diciamo che a mio parere forse in questo terzo periodo di tempo potremmo avvantaggiarci di due fattori. Primo, la Svizzera potrebbe abbassare la guardia, sente di avere già la vittoria in tasca, forse la ama, sicuramente se la sente, e appunto per questo potrebbe mettere in campo, magari lasciare fuori alcune delle sue giocatrici titolate, farle riposare un po', e noi potremmo cercare di approfittare di questo, difendere un po' meglio, aprire un po' di più la difesa, cercare di sfruttare scambi, contrattacchi per
aprire un po' i buchi e mettere giù qualche punto in più, perché senza dubbio il problema della squadra italiana sia nel primo che nel secondo tempo non è stata la difesa ha funzionato bene, è stato l'attacco, gli scambi sono stati un po' lenti e le svizzere chiudendosi sono riusciti a prenderci praticamente tutti i nostri tiri. Intanto, come abbiamo fatto nel intervallo tra il primo e il secondo, non piatto ma primo, secondo, terzo, vorrei ricordare anche e ringraziare soprattutto la regia di Cuva, che sta facendo veramente un bel lavoro, e quindi un ringraziamento a loro e anche ai nostri sponsor delle maglie, lo sponsor tecnico che è Primato, che ci ha fornito le divise, e lo sponsor diciamo economico che è Colpo d'Occhio, l'ottica che ci ha voluto mettere la faccia sulla nostra maglia. E quindi se avete bisogno di servizi di tipo ottico oculistico andate in via Foro Boario 46 a Ferrara, e quindi grazie anche a loro. E ricordiamo l'importanza di donare il sangue grazie allo sponsor di Avis Provinciale Ferrara. Ricordiamo che donare sangue può salvare la vita, perché moltissime persone, soprattutto se hanno un gruppo sanguigno raro, possono trovarsi in difficoltà dopo un incidente e potrebbero aver bisogno del vostro sangue. Per cui fate come me, andate a donare sangue all'Avis. Ottima pubblicità Progresso, ti faccio i complimenti, Teo. E quindi facciamo uno stop and go fino all'inizio del terzo terzo, vediamo come va a finire. Ciao! E bentrovati dal Palaseges di Ferrara, inizia in questo momento il terzo tempo, terzo e ultimo tempo di questa semifinale tra Italia e Svizzera. Primo errore già da subito per le nostre azzurre dopo praticamente 15 secondi. Quindi Norjan per Gutnecht, Negrisolo per Corbella, De Mezzo non va. E intanto, come potete vedere, la squadra svizzera ha deciso di non cambiare formazione, vuole continuare fino in fondo con queste giocatrici che finora hanno funzionato egregiamente. Quindi Norjan, dopo i consueti tre passaggi, va a trovare un gran punto in una zona quasi irricopribile. Morano intanto entrata in questo tempo,
da De Mezzo non c'è con la testa, a mio parere, perché sta sbagliando un paio di gesti. Quindi sì, Negrisolo, scusa Teo, di pure. Punto da parte dell'Italia. Come avete visto, i tiri alti sembrano funzionare meglio di quelli bassi. E l'Italia si porta sul 18-37. E quindi possesso svizzera, dove Merlone impedisce una nuova marcatura alle azzurre. Quanto si scalda ancora numero 23 della nazionale. Woodnecht intanto per le svizzere, a Nurjan. Buono il movimento, ma non trova la parte giusta del pannello, quindi cattivo rimbalzo. Di nuovo De Mezzo, vediamo cosa fa. Scambio al volo per Corbella, 45, ma Polmery non ha troppo da muoversi. La prende dall'altra parte per Connect. E purtroppo la palla viene impennata da parte di Negrisolo, finisce fuori dal campo e Murano, essendo in ottima posizione, non è impossibilità da prenderla. Riparte quindi l'azione con Fergnani dalla sinistra sul più 20 per la Svizzera. Polmery che difende precedentemente un tiro di De Mezzo, che lei stessa difende appunto Urbina. Qui sbaglia una serie di azioni, un serie di passaggi, scusate, che si concludono con un lieto fine. Il punto del più 19 svizzera. Nurjan, il tiro, l'ano devia per Morano, che riesce a intercettare il pallone a Corbella, che sbaglia il passaggio per De Mezzo. Troppi errori anche secondo me, Teo. Nurjan per Goodnight, ben difeso da Negrisolo. Inserimento di De Mezzo per Fergnani, di nuovo Negrisolo a lungolinea. Bella questa azione. Sì, tecnicamente veramente perfetta, dovrebbe essere tutte così, purtroppo è stato commesso fallo. E poi le svizzere ne approfittano e Deborah, con un tiro millimetrico al di fuori dell'area, riesce a mettere giù il 39esimo punto della Svizzera. E quindi ancora De Mezzo per Castelli, che non trova la rete bianca del pannello, quindi regala. Intanto vediamo l'Italia che riparte con Murano. Scambio Negrisolo, 45 basso, fermato da Aguilera, che sta facendo un'ottima partita. Dopodiché palla per Gürtne, che scambia con Urbina, e ancora una volta il tiro alto fa il suo lavoro. Siamo 41-19 per la Svizzera. Eh sì, è tipica anche della scuola svizzera, il tiro in seconda. Sfruttano questo ritardo comunque normale della difesa di secondo piano, però hanno spesso successo, e quindi un gesto tecnico che eseguono veramente frequentemente. Sostituzione intanto per le azzurre, esce col numero 28 Fergnani, entra con il ruolo della destra Basilico. Urbina intanto per Polmery, ben difesa da Merlone. Di nuovo Lano dalla sinistra per Negrisolo, il tiro cattivo. Sì, purtroppo temo che questo cattivo segnalato all'arbitro sia corretto, e la Svizzera non si aspettava, stava per battere una rimessa al fondo, e riparte con Meren. È sicuramente un pubblico un po' ammutolito dato il risultato. Buona però la difesa di De Mezzo a Merlone per Castelli, che deve concludere. Stavolta lo fa, ma Polmery non ci sta. Per Soterin a Nurjan. Che bel tagliato intuito da Negrisolo, l'inserimento di Morano, ancora Nurjan in più tempi con l'aiuto di Aguilera per Soterin, infrazione di passaggi. Riparte ancora l'Italia con Basilico, che tira su Schwab, e l'azione quindi prosegue con Gunnecht, che deve tirare malamente il regalato. Regalato di Gurnek, non era proprio nella posizione migliore per tirare e purtroppo ha commesso un errore. Possesso svizzera per Gurnek. Mi fanno ridere dalla regia, non ce l'ho fatta.
Tanto abbiamo visto un inserimento di Murano con uno scambio. Purtroppo il tiro delle azzurre non è andato giù. E la Svizzera cambia pannello di gioco. Tiro alto, ma secondo la questa volta c'è. Basilico ci riprova di prima. Landing di Basilico e il possesso palla torna nelle mani svizzere. Inserimento di Norjan di prepotenza, ma Lano c'è. Lano c'è. E quindi si riparte con Merlone dalla destra per Castelli. A di mezzo. Viene ancora in mente giù. Poi errore da parte delle svizzere. Il passaggio era troppo alto per Aguilera. E quindi palla che va alle italiane. E c'è stato un errore nella rimessa di gioco. C'è da ripetere quindi con Lano. Smista alla collega Merlone per Basilico, infine a Negrisolo che deve concludere l'azione. Aguilera, che partita, veramente le stanno prendendo tutte in difesa, incredibile. Intanto good night per Urbina e il tiro a raso spalla, difficile da prendere, la seconda non era adeguata per la traiettoria di tiro, quindi punto del 42-21 a 7, praticamente poco meno di 8 minuti dal termine dell'incontro. Tanto Morano per Castelli a di mezzo, brutto tiro. Eh sì, regalato di mezzo che sente un po' in crisi, non sa più come bucare la difesa svizzera che finora si è rivelata d'acciaio. Eh sì, sicuramente con una squadra così di fronte bisognerebbe trovare delle conclusioni un po' anche magari fortunose, ma ad effetto qui. Qui questa squadra di Svizzera sta veramente dimostrando la sua grande superiorità. Devo dire che se continua a giocare in questa maniera potrebbe addirittura giocarsela con la squadra taiwanese. Sicuramente vedremo poi come andrà a finire, ma qui intanto Castelli prova il tiro difeso in modo ottimale da Polmeri. L'azione riparte tanto sulla sinistra con Norjan che conclude con un bel punto in 45. Ecco, come possiamo vedere, le svizzere fanno scambi molto più rapidi delle loro avversarie e così aprono la difesa e ne approfittano. E qui buono il punto di Basilico che va a centrare il buco tra le difese, tra la difesa, scusate, di Schwab e di Aguilera. Di nuovo per Norjan, scusate, per Polmeri a Norjan in questo momento, tagliato bellissimo però la difesa da Negrisolo. Che lungo linea di Morano. Qua non sono sicuro che Morano sia uscito dal campo, perché comunque dalla sua posizione era molto difficile fare questo tipo di tiro e contemporaneamente uscire dal campo. Sì, anch'io sono d'accordo, però non si discute sulla decisione arbitrale. E ancora Urbina in seconda, brava Lano che difende in due tempi con sicurezza. Fergnani per Castelli, il tiro su Gunnecht, bello questo spin. Riparte Palmeri per Norjan in questo momento, di nuovo Palmeri per Gunnecht, che bel tagliato. Sì, ottimo tiro di Gunnecht, la difesa italiana era un po' confusa. La Svizzera si porta sul risultato di 46-23. Negrisolo, buono lo scambio per Basilico e finalmente anche Aguilera dimostra di essere un essere umano. Non tiene la maniglia del pallone, quindi 46-24 Svizzera a poco più di 5 minuti dalla fine del match. Aguilera, sì. No, Schwab, scusate. Come potete vedere il risultato si è un po' stabilizzato dal punto di vista della differenza punti. Il problema è che purtroppo, come è anche tardi per sperare di recuperare, mancano 5 minuti alla fine della partita e la differenza fra le due squadre è di 23 punti. E sicuramente ormai siamo giunti a una sola conclusione in questo frangente di gara. La partita è un po' a senso unico, come dimostra ancora qui la Svizzera Norjan, numero 13 alla destra e anche sinistra in questa partita. Intanto vediamo Negrisolo per Morano a Fergnani, ribaltamento alla centrale d'attacco Lano per Basilico che deve chiudere l'azione, lo fa veramente bene, palla gira veramente nella direzione giusta e trova la fessura il Pertugio che segna il numero 26.
Basilico ha iniziato davvero bene questo terzo tempo, ha finalmente scoperto un buco, un punto debole nella difesa svizzera e lo sta sfruttando al massimo. E Schwab intanto l'ano di prepotenza, Basilico di nuovo, mamma mia la reattività di Aguilera, mamma mia che reattività. Gurnecht intanto per la numero 11 della Svizzera che non riesce a far punto, intanto anche l'ano con un inserimento prova a segnare. Torna la difesa della Svizzera, mamma mia che cecchino, che cecchino. Ne ha approfittato dell'inserimento di Lano sull'altro pannello per sfruttare il buco centrale e purtroppo c'è riuscita per un istante di troppo. Qui Norjan sin dall'incipit dell'azione aveva capito che doveva tirare sul 45 perché Lano era in ritardo per aver effettuato l'inserimento dall'altro lato. Qui intanto Schwab sbaglia un pochino, la palla cade dentro l'area proibita, quindi punto regalato a Polmeri per Aguilera, infine Norjan, mamma mia che bomber! Sì, Norjan senza dubbio ha il vantaggio da una parte di avere un'ottima potenza di tiro, dall'altro di riuscire a piazzare palloni in posizioni davvero difficili da difendere. Qui intanto Castelli ha provato un tiro a 90 gradi, difeso ottimamente da Polmeri, intanto l'azione riparte dalla destra, ancora Norjan, ancora lei, mamma mia che marcatrice in questa partita. Negrisolo per Morano, a Fergnani non ottimo il passaggio, a Basilico, Aguilera sempre lei, mamma mia che partita. Connect 45 difeso con calma da Castelli che però sbaglia tutto, perde un po' la testa. Purtroppo la stanchezza sta incominciando a far sentire per ambedue le squadre, anche perché oramai con un risultato così, con una partita già decisa, molti di loro hanno oramai perso la motivazione per giocare al massimo. E sicuramente non sono entrate con la testa giusta, speravamo comunque che la partita andasse un po' diversamente. Mamma mia cosa ha fatto qui, cosa ha fatto qui, incredibile la difesa. Sì, hanno senza dubbio una difesa eccezionale, questa squadra svizzera è davvero molto più forte di quanto non fosse un anno qua a Hereford, soprattutto come affiatamento e come difesa. Sicuramente si vede veramente una squadra ben strutturata, ben organizzata anche tatticamente. Urbina di nuovo, la specialità della casa, il tiro in seconda linea. E ancora una volta è stato servito sul piatto ed è andato giù. A Basilico per Negrisolo, ma Aguilera non ci sta per l'ennesima volta. Norjan, ribaltamento a Gunnecht che però si trova dall'altra parte dell'area, molto lontano, quindi l'anno per l'Italia. A Negrisolo, ma Norjan ci arriva. Aguilera per Schwab, difesa dalla nostra Lano. Tanto manca soltanto mezzo minuto alla fine dell'incontro e ancora tiro in seconda, ancora un tiro in seconda che va giù e purtroppo la partita sta per finire. Il risultato attualmente è di 53-28 a favore delle svizzere. E quindi posso dire anche per le svizzere, mamma butta la pasta, perché torno a casa per pranzo. Purtroppo non è andata come ci si aspettava e quindi gli ultimi 7 secondi, vediamo come vanno a terminare l'incontro con un landing di Norjan. Finisce qui quindi l'incontro sul 53-28, veramente solo Svizzera in questo incontro. Sì, la squadra svizzera è riuscita a giocare perfettamente, ha sempre mantenuto il controllo della partita dall'inizio alla fine, ha avuto una difesa eccezionale come abbiamo potuto vedere in più occasioni e l'Italia non ha giocato particolarmente bene, non ha saputo sfruttare tutte le sue potenzialità, mentre d'altra parte la Svizzera è riuscita a fare praticamente tutto quello che è in grado e si è visto anche nel risultato oltre che nel campo. Ma sicuramente l'Italia non ha giocato una gran partita, onestamente, ed è un vero peccato perché in queste occasioni avevano fatto bene nel girone,
avevano fatto molto bene fino ad ora, e quindi niente da fare, passa la Svizzera, ci si gioca il terzo o quarto posto per le nostre azzurre.